Negli anni Ottanta, in una piccola città dell'entroterra degli Stati Uniti, emerse un luogo che prometteva di essere il paradiso per i bambini. La pizzeria Freddy Fazbear era un ristorante a tema, pieno di giochi, cibo e, naturalmente, animatronici. Figure meccaniche che cantavano, ballavano e interagivano con il pubblico. Al centro di tutte le attenzioni c'era Freddy Fazbear, un grande orso animatronico con un cappello a cilindro e un microfono, che guidava le presentazioni giornaliere. Freddy, insieme ai suoi amici, Bonnie, Chica e Foxy, divenne rapidamente il preferito dei bambini. Con la sua voce amichevole e il suo aspetto accogliente, sembrava essere il sinonimo di divertimento innocente. Ma, dietro i suoi grandi occhi luminosi, c'era qualcosa di più. Qualcosa che nessuno, nemmeno i creatori del ristorante, avrebbe potuto prevedere. Il ristorante era un successo, ma con il tempo cominciarono a circolare delle voci. Storie sussurrate nei corridoi bui, raccontate dai dipendenti del turno di notte. Si diceva che, dopo la chiusura del ristorante, gli animatronici continuassero a muoversi. All'inizio erano solo supposizioni. Una telecamera di sicurezza che catturava strani movimenti, un suono distante di risate quando il ristorante era vuoto. Tuttavia, le voci assunsero un tono più cupo quando i bambini cominciarono a scomparire. Le indagini non portarono da nessuna parte e il caso fu archiviato come un mistero irrisolto. Ma, per coloro che ancora lavoravano alla pizzeria Freddy Fazbear, la sensazione che qualcosa di molto sbagliato stesse accadendo all'interno delle mura del ristorante era innegabile. La vera faccia di Freddy Fazbear si rivelava nelle notti silenziose, quando il ristorante chiudeva le porte al pubblico. Durante il giorno, Freddy era l'orso simpatico, l'idolo dei bambini. Ma di notte, quando le luci si spegnevano, si trasformava in qualcosa di molto più sinistro. Era nelle prime ore del mattino che Freddy cominciava a muoversi. I suoi passi erano lenti, calcolati, echeggiando nei corridoi vuoti. Il suo obiettivo era chiaro: trovare chiunque avesse la sfortuna di trovarsi all'interno del ristorante. E, col passare del tempo, fu chiaro che non era solo nella sua caccia. Bonnie, Chica e Foxy seguivano i suoi passi, come un branco in attesa della preda. Le guardie notturne, assunte per sorvegliare il luogo, erano le più vulnerabili. Chiuse in una stanza con telecamere di sicurezza che catturavano a malapena l'oscurità dei corridoi, erano l'ultima linea di difesa contro qualunque cosa fosse in libertà. Le notti erano lunghe e terrificanti, e pochi riuscivano a completare una settimana di lavoro senza perdere la sanità mentale. Quello che pochi sapevano era che Freddy Fazbear non era solo una macchina. Dentro di lui c'era qualcosa di più. Una forza oscura, un'anima tormentata che lo muoveva con una sinistra intenzione. La vera origine di questa presenza maligna è legata agli eventi tragici che segnarono la storia del ristorante. Freddy e i suoi amici animatronici erano posseduti dagli spiriti dei bambini scomparsi. Bambini che non furono mai ritrovati, le cui anime erano intrappolate nelle carcasse metalliche dei robot. E Freddy, come leader, portava in sé la maggior parte di quel dolore e rabbia. Non era solo un guardiano del ristorante, era il guardiano delle anime tormentate che abitavano quel luogo. Ogni notte, Freddy Fazbear eseguiva il suo oscuro dovere, non per propria volontà, ma perché era intrappolato in un ciclo di vendetta e dolore. Non poteva sfuggire al destino crudele che lo legava eternamente alla pizzeria Freddy Fazbear. E chiunque osasse entrare nel ristorante di notte era destinato a diventare parte di questo incubo. In una notte senza luna, una nuova guardia notturna fu assunta. Il suo nome era Mike Schmidt. Diverso dagli altri, era determinato a capire cosa stesse realmente accadendo nel ristorante. Armato di coraggio e una pericolosa curiosità,
decise di affrontare gli animatronici. All'inizio, tutto sembrava normale. Le prime ore della notte passarono senza incidenti, ma, mentre l'orologio si avvicinava alle 3 del mattino, cominciò a sentire dei suoni, passi pesanti, risate lontane e, infine, la musica di una carillon che diventava sempre più forte. Freddy si stava avvicinando. Mike, col cuore a mille, guardava freneticamente le telecamere, cercando di localizzare l'orso animatronico. Ma Freddy era astuto, conosceva ogni angolo del ristorante, ogni angolo cieco delle telecamere. E quando la guardia finalmente lo vide, era troppo tardi. Freddy era fermo alla porta, con lo sguardo vuoto fissato su quello della guardia. All'ultimo momento, quando tutto sembrava perduto, Mike fece qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Parlò. Non con paura, ma con compassione. Chiede scusa, non per se stesso, ma per le anime intrappolate nel ristorante. E, per un breve istante, Freddy esitò. Dentro il suo petto metallico, qualcosa si calmò. La rabbia che lo muoveva si attenuò e, per un secondo, Freddy si trasformò in una macchina rotta, un riflesso di ciò che era stato nel passato. Ma il ciclo di dolore era troppo forte. Freddy non poteva fermarsi. E, mentre l'ultima immagine della guardia scompariva dalle telecamere, il ristorante tornava al suo silenzio abituale. Dopo un po', la pizzeria Freddy Fazbear fu chiusa, ma la leggenda di Freddy sopravvisse. Le storie del ristorante abbandonato, degli animatronici che si muovono di notte, si diffusero per la città e oltre. Alcuni dicono che lo spirito di Freddy ancora si aggiri per i corridoi, custodendo i segreti di un passato oscuro. Altri credono che abbia finalmente trovato la pace. Ma una cosa è certa, Freddy Fazbear è più di un personaggio di un gioco. È una leggenda, una storia di dolore, vendetta e mistero che continua a tormentare coloro che osano ricordare. E così, Freddy Fazbear è diventato un simbolo eterno del terrore. Una presenza che non può essere cancellata, un guardiano delle ombre che sarà sempre in agguato e aspettando che la notte cada di nuovo. Bene, siamo giunti alla fine della storia dell'iconico Freddy Fazbear. Vi chiediamo gentilmente di iscrivervi al canale, mettere un like, commentare e condividere il video. Se volete sapere di più sugli altri personaggi dell'universo di Five Nights at Freddy's, fatecelo sapere. Grazie mille e alla prossima!